Fin dal 2018, Storie Libere ha creduto, prima di tutti, nell'importanza di storie sempre nuove, che possono regalarci momenti unici, dove e quando lo desideriamo. Abbiamo deciso di raccontare le nostre attraverso i podcast, contenuti originali audio che si possono ascoltare on demand e in streaming. Nel solo primo anno di vita, luglio 2019, Storie Libere ha raggiunto il suo primo milione di ascolti e poi è arrivata a superare addirittura i 4 a maggio 2020. Ma il podcast per Storie Libere significa soprattutto passione per la narrazione e l'intrattenimento. Raccontare con la qualità della buona scrittura la magia della voce e dei suoni. Ma Storie Libere è fatta soprattutto dai suoi autori, una squadra di talenti davvero unici che hanno saputo interpretare proprio al meglio questo mezzo. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. A maggio 2018 abbiamo presentato le nostre prime 8 serie e dopo un solo mese Morgana, firmata da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, era già al primo posto delle classifiche di Apple iTunes. A maggio 2019 tutte le testate televisive e giornalistiche nazionali rilevano in Storie Libere la più interessante novità del panorama editoriale italiano. Ad agosto 2019, prima società in Europa, abbiamo sottoscritto un accordo editoriale triennale per la creazione di serie di podcast originali in esclusiva con Audible, colosso mondiale dell'audio digitale partecipato da Amazon. Ed è nel settembre 2019 che Mondadori ha acquisito i diritti per pubblicare il libro tratto da Morgana, un caso editoriale di grandissimo successo che ha coinvolto e sfruttato il potenziale della enorme community femminile che si è formata intorno alla serie. Con 42 serie attualmente prodotte e distribuite, rappresentiamo oggi il più grande catalogo di podcast free italiano. Il piano di sviluppo futuro di Storie Libere è già pronto e si basa su tanti progetti concreti. Primo, un accordo editoriale chiuso con HarperCollins che trasformerà in libri le nostre serie di maggiore successo, raccogliendole in una collana dedicata proprio a Storie Libere. Secondo, numerosi accordi già finalizzati per la realizzazione di podcast con grandi aziende multinazionali, come i contenuti Young per Unilever e la serie a sostegno delle donne nella lotta per la parità economica di genere con Buddy Bank di Unicredit. In questi giorni di quarantena ho creato la mia serie podcast che è già disponibile da adesso su Spotify, che si chiama Senza Filtri. E gli ulteriori passi sono lo sviluppo internazionale di Storie Libere e addirittura la creazione di un'app proprietaria che servirà a scaricare contenuti speciali ed esclusivi. Abbiamo fatto tutto questo da soli, investendo oltre 1 milione di euro di risorse private per creare un progetto editoriale di successo e mantenere la nostra indipendenza. Investire su Storie Libere significa contribuire a farci diventare più forti, sviluppare insieme il futuro di questo progetto, difenderne l'indipendenza editoriale, aumentandone i ricavi e garantendo così il ritorno economico per tutti gli investitori.